Grazie, grazie generale Tamborra, ringrazio voi per il nostro invito e riporto i saluti del vice segretario generale, appunto, dottoressa Antonella Galli, che ha delegato me questa mattina proprio perché i lavori della mattinata corrispondono più o meno alle tematiche di cui mi occupo. Io sono responsabile dell'ufficio servizi e tecnologie e dell'agenda digitale di ANCI. Ho preparato delle slide, ma mi servono più come fil rouge che come sostanzialmente non le leggerò, non le seguirò alla perfezione, ma tanto poi saranno distribuite, quindi sicuramente avrete modo di approfondire i temi. Ho voluto iniziare con una prima parte di contesto, questo perché mi serve per rappresentare proprio la complessità di questo passaggio, soprattutto per i comuni, per gli enti locali. Sostanzialmente l'agenda digitale nasce con l'agenda digitale europea ormai nel 2010 ed è una delle 7 iniziative chiave della strategia 2020. A seguito di questa ogni Stato membro, quindi anche l'Italia, doveva comunque dotarsi di un quadro legislativo idoneo, una condizione legislativa idonea per poter accogliere queste innovazioni, una infrastrutturazione in banda larga e comunque poi di minore importanza, appunto, una rosa di servizi ai cittadini. Quindi iniziamo nel 2012 con la cabina di regia per arrivare sostanzialmente a quello che è il decreto legge del 2012 crescita 2.0, in cui vengono identificate gli interventi chiave per la realizzazione dell'agenda digitale. Perfetto. A seguito di questo viene istituita una unità di missione che individua tre priorità. Le tre priorità: la Rete Nazionale della Popolazione Residente, la famosa NPR, la fatturazione elettronica e il sistema pubblico di identità digitale. Nonostante gli avvicendamenti nella governance, che ora non vi sto a descrivere nel dettaglio, ma che sostanzialmente vedono al momento attuale una regia da parte del Ministro il ministro Madia, insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale e con la recente nomina a seguito della modifica del CAD anche il commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Ecco, tutto questo lo dico perché non tanto perché non lo sappiate, ma per rappresentare quella che è stata anche dal nostro punto di vista forse un limite che ha rallentato un pochino l'attuazione dell'agenda, non c'è mai stato una costante sostanzialmente, ma in un arco temporale anche abbastanza ristretto abbiamo assistito ad un avvicendamento sia nella governance appunto, sia anche dal punto di vista normativo, perché la cornice normativa italiana è sicuramente stata all'avanguardia. Ricordiamo che il codice dell'amministrazione digitale è del 2005 addirittura, quindi sostanzialmente dal punto di vista normativo l'Italia non era rimasta indietro. Dal punto di vista invece attuativo ci troviamo ancora oggi, nel 2017, e nonostante siano passati 12 anni, i buoni propositi non sono appieno realizzati, soprattutto a livello locale. Comunque, in questo momento, questo era il quadro generale, non volevo essere negativa, ma semplicemente per dire che finalmente, in questo momento gli strumenti e la strategia ci sono, e quello che si sta facendo è uno sforzo notevole anche dal punto di vista locale per potersi adeguare al contesto e all'evoluzione delle esigenze e dei cittadini e delle imprese. Due parole volevo rispendere su, prima di passare un po' a qualche dato sulle priorità dell'agenda. Allora, il nostro territorio, come sapete bene, è composto, è stato ricordato, di comuni, di 7.982 comuni per la precisione, a seguito di qualche fusione che c'è stata negli ultimi tempi. Di questi, circa 5.000 hanno una popolazione di 5.000 abitanti, quindi sono piccoli comuni. Questo fa sì che abbiamo un paese che si muove a due velocità, abbiamo da una parte le città metropolitane e le grandi città che comunque, vuoi per
la presenza di competenze più specifiche, vuoi per maggiori possibilità anche finanziarie e economiche, riescono in qualche modo a, diciamo, a far fronte maggiormente, quindi ad investire in innovazione, in progetti innovativi e a costituire quello che viene definito in questi ultimi tempi come un ecosistema digitale, cioè ovvero una piattaforma abilitante che è costituita da infrastrutture, dati, dati della pubblica amministrazione e servizi che in qualche modo possano svolgere una funzione anche propulsiva del territorio e rispondere, diciamo, in modo più semplice e più immediato alle esigenze di servizio della cittadinanza. E dall'altra parte invece abbiamo una grande, larga parte di comuni che purtroppo, diciamo, hanno delle dotazioni di risorse finanziarie ma anche di personale e dei blocchi, sostanzialmente, diciamo, il blocco del turnover che non gli consente neanche di rinnovare, diciamo così, le proprie competenze all'interno dell'ente e quindi sostanzialmente spesso, come è anche stato ricordato, diciamo, in altri ambiti, si ritrova, diciamo così, a dover acquisire dal mercato dei prodotti preconfezionati, purtroppo, diciamo, è stato fino adesso un leitmotiv che, diciamo, non ha aiutato in questo i comuni, insomma, a far parte del programma generale di innovazione e quindi sostanzialmente ci troviamo sostanzialmente a due situazioni diverse, due realtà, diciamo, diverse, a parte chiaramente qualche eccezione, eccellenza anche a livello, diciamo, locale di più piccola dimensione. Ora, che succede? Succede che praticamente con la legge di stabilità del 2016 è stato definito un obbligo normativo che da parte vede la realizzazione del piano triennale della pubblica amministrazione ad opera dell'AGID, dall'altra però impegna tutta la pubblica amministrazione, quindi io parlo principalmente anche dei comuni, ad un risparmio di spesa nel settore informatico pari al 50%, adesso i dettagli poi comunque, insomma, li vedrete, li ho anche indicati nelle slide, che comunque è un 50% per quello che riguarda la spesa corrente in informatica ad esclusione della connettività e di tutti quelli che possono essere gli acquisti centralizzati. Ora, diciamo, ad oggi il piano triennale è in fase di definizione, è definito in realtà, perché è stato già in qualche modo illustrato anche alla conferenza unificata. Stiamo organizzando insieme all'AGID praticamente un evento a porte chiuse nell'ambito del forum PA che presenterà il piano triennale ai comuni. Il piano triennale, diciamo, è uno snodo importante, è importante perché è, diciamo così, obbliga sostanzialmente anche quello che sarà poi la spesa di ICT di tutta la pubblica amministrazione locale. E noi, diciamo così, come associazione, come comuni, siamo anche, diciamo così, curiosi di capire un attimo come ci si potrà muovere. Questo perché? Perché, come sapete bene, le risorse, diciamo, anche per la realizzazione delle priorità nazionali, quindi l'anagrafe nazionale, la fatturazione elettronica, tutti questi grandi, diciamo, asset, infrastrutture immateriali, come vengono definite dal piano, hanno previsto delle dotazioni finanziarie per la realizzazione dell'infrastruttura centrale. Ovviamente anche, diciamo così, nel disegno di centralizzazione di questi asset i comuni hanno delle spese da affrontare che riguardano appunto il collegamento, l'adeguamento dei sistemi informativi. Adesso, diciamo, l'adeguamento dei sistemi informativi può riguardare, diciamo, le grandi città che magari in questi anni, come io penso a Roma, penso a Milano, penso a Torino, penso a tutte queste città che hanno investito molto e che hanno già realizzato, diciamo, un sistema informativo integrato con tutta una serie di servizi online messi a disposizione dei cittadini, ma anche semplicemente un piccolo comune di 1000 abitanti che magari, diciamo, dal punto di vista di innovazione tecnologica e informatico è indietro,
Anche questo comunque ha, diciamo, comunque avuto la capacità di gestire tramite una società, una terza, un mini, diciamo così, sistema, una mini informatizzazione dell'ente. Quindi tutti avranno la necessità di adeguare quello che è il loro locale, il loro sistema locale a queste piattaforme nazionali. Questo ovviamente a fronte di un codice dell'amministrazione digitale a invarianza finanziaria, che quindi non prevede, diciamo, la possibilità di investire risorse, piano triennale che invece deve fissare scusate il termine, dei paletti per i quali sostanzialmente gli enti devono conseguire dei risparmi di spesa piuttosto che non quindi di investimento e delle priorità, diciamo, insomma, delle infrastrutture centrali che sicuramente quando saranno a regime porteranno dei vantaggi agli enti locali, in primis, io penso all'Anagrafe Nazionale, diciamo, li sgraverà di tutta una serie di obblighi informativi presso enti centrali che invece si potranno avvalere direttamente anche della piattaforma centrale e quindi già questo potrebbe, dal punto di vista, diciamo così, sgravio economico-organizzativo per l'ente comune sarà, diciamo, vantaggioso. Però a questa realizzazione ci dobbiamo ancora arrivare e non è così semplice perché, come appunto vi ho illustrato, il panorama, diciamo così, è in continua evoluzione, non abbiamo un punto fermo e a parallela a questo considerate che in questi ultimi anni abbiamo anche una revisione istituzionale che è stata avviata, cioè la Costituzione delle città metropolitane, diciamo, l'abolizione delle province, poi in questo momento non sappiamo, i giornali ci dicono quanto possa essere ancora, possa ancora valere, non possa valere, insomma questa non voglio fare valutazioni politiche di alcun tipo, però diciamo il contesto è molto complesso e quindi diciamo questo è il motivo anche principale per il quale non possiamo dire insomma che i comuni abbiano, diciamo, raggiunto le aspettative, perlomeno normative, fissate dalla norma, però diciamo, il trend è comunque positivo. Io vi ho riassunto qualche dato, ecco, dati sulle priorità, diciamo, principali. Anagrafe nazionale, ecco, come saprete, o se non lo sapete ve lo dico io, al momento i comuni subentrati sull'anagrafe nazionale sono 4, anche se a fine 2016 avrebbero dovuto essere tutti, sostanzialmente secondo quello che dice la norma, però i comuni sono 4, Bagnacavallo, Lavagna, Sant'Agata sul Santerno e Cesena, che praticamente negli ultimi di aprile, diciamo, di quest'anno, l'entrata di Cesena. L'anagrafe, diciamo, si è rivelato purtroppo, diciamo, rispetto a quello che era stato l'intento del legislatore, un progetto molto più complesso di quello che si poteva immaginare, perché ovviamente è un settore in cui nell'ultimo ventennio, diciamo, non è che i comuni fossero stati fermi, ma anzi, diciamo, c'è stato un consolidamento anche a livello, diciamo, locale di sistemi di anagrafe di servizi demografici integrati insieme con la collaborazione chiaramente delle imprese. Per cui, diciamo, smontare tutto questo, diciamo così, infrastruttura che in ogni caso aveva raggiunto anche un certo tipo di livello di qualità, se vogliamo, non è così semplice, non è così semplice non avendo destinato alcuna risorsa economica e finanziaria, soprattutto ai comuni, per poter, diciamo, avviare questo processo in collaborazione con le imprese locali e per questi motivi, diciamo, soprattutto poi perché inizialmente era stato pensato alla NPR come soltanto un pezzettino, cioè diciamo l'anagrafe, e non avevano previsto l'integrazione che invece esiste tra anagrafe e stato civile, ma anche leva elettorale, insomma l'elettorale è ancora rimasto fuori, però diciamo che si è capito che non era possibile estrapolare un pezzettino, diciamo, dei servizi demografici pensando, diciamo, che questo potesse portare a un risparmio di spesa per l'ente che poteva comunque abbandonare il locale, diciamo, fare un'infrastruttura nazionale. Io vi descrivo questa, ma questo, diciamo così, si ripercuote per ogni altra infrastruttura, cioè
centrale, diciamo, che ha questo stesso tipo di disegno. Penso, diciamo, non ve l'ho indicata, ma all'ANCSU, l'ANCSU è l'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade, un'ulteriore piattaforma centralizzata in cui dovranno confluire tutta la toponomastica locale, diciamo, anche questo un sinceramente di grande valore aggiunto per uno Stato, per lo Stato italiano, per il nostro Paese, avere una centralizzazione, diciamo, di queste informazioni che servono praticamente, sono la base insieme a quella anagrafica di quasi tutti i servizi che poi vengono erogati sia ai cittadini ma sia, diciamo, nella tra ente e ente, quindi sono, diciamo così, un'informazione atomica, averne una valevole per tutti i comuni, diciamo, e tutti i settori non è da poco, è un vantaggio per tutti, però non è così semplice arrivare a conseguire il risultato, e soprattutto se si immagina che questo risultato debba avvenire a costo zero, perché poi la realtà ci ha dimostrato che non è possibile. Ho inserito la carta d'identità elettronica tra le priorità perché, sebbene non sia una priorità, diciamo, propriamente detta dell'agenda digitale, è comunque uno strumento di accesso ai servizi digitali, perché la carta d'identità elettronica abiliterà anche, diciamo, all'ottenimento di SPID, quindi dell'identità digitale, oltre, diciamo, in alcuni contesti per servizi con una necessità maggiore di sicurezza potrà essere utilizzata per l'accesso ai servizi stessi. La carta d'identità elettronica in questo momento la possono emettere 199 comuni, che sono i comuni, spero, quelli che vi ho indicati qui. Sostanzialmente con questi 199 comuni si è coperta la vecchia sperimentazione del vecchio modello di carta d'identità elettronica, i comuni capoluogo e i comuni sperimentatori NPR. I comuni sperimentatori NPR non ve l'ho detto perché ormai mi sembra assolutamente anacronistico, però sarebbero 26, 26 che erano stati scelti per una, diciamo così, una serie di caratteristiche che andavano dal livello di informatizzazione dell'ente, dalla demografia, quindi dai piccoli enti ai grandi enti, però in questo momento sostanzialmente, diciamo, ANPR è dichiaratamente non più in fase di sperimentazione, chiunque, qualunque comune può, diciamo così, accedere e quindi subentrare all'ente. Perfetto, allora 5 minuti, quindi SPID, quindi abbiamo detto l'identità digitale unica del cittadino, questi dati li ho presi dall'AGID, quindi sono sicuramente la fonte ufficiale, 5 identity provider accreditati, amministrazioni attive 3720. Allora, questo è un dato complessivo, chiaramente non c'è un sottoinsieme per i comuni, però da questo punto di vista vi posso dire che molti comuni si sono attivati, a parte anche, diciamo, oltre a quelli grandi, insomma, classicamente Milano, Roma, Torino, che hanno comunque un'offerta di servizi accessibili tramite SPID elevata, ma anche altre entità, tipo vi ricordo Matera, ma anche comuni più piccoli, stanno cominciando a orientare i propri servizi online anche all'accesso SPID. Ovviamente è un obbligo normativo, questo, diciamo, è la premessa, sono tutti obblighi normativi questi, ANPR c'è tutti obblighi normativi, però è ovvio che, diciamo, tra l'altro non sanzionati, quindi ci potremmo arrivare, ci arriveremo, però non siamo ancora a questo punto. Fatturazione elettronica è forse, diciamo, è in generale una delle priorità, diciamo, ricche in percentuale, quella che, diciamo così, ha raggiunto degli obiettivi migliori anche a livello locale. Sostanzialmente dal 31 marzo 2015 anche tutti gli enti locali sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Questi dati che vi ho fornito sono quelli, diciamo, dell'ultimo tavolo di monitoraggio, quindi di fine dell'ottobre del 2016, che si è convocato, dove noi sediamo ovviamente. Quindi, diciamo, da questo punto di vista possiamo dire che i comuni si sono attrezzati, passatemi il termine, perché almeno nella ricezione
anche quelli più piccoli hanno fatto lo sforzo di diciamo così, adeguarsi a quello che era il dettame normativo. Poi dire che tutti hanno informatizzato il processo all'interno dell'ente, questo diciamo, non è un dato disponibile, diciamo così. PagoPA è la piattaforma centrale di pagamento. Entro dicembre 2017 tutte le amministrazioni dovranno completare l'adesione al sistema. E per quanto riguarda i comuni, che cosa possiamo dire? Ad oggi 2800 non hanno ancora aderito, questo è il dato diciamo ufficiale o ufficioso. Quello ufficioso comprende anche il fatto che circa 3200 hanno aderito, però di fatto non hanno dato seguito all'adesione, quindi sostanzialmente siamo ancora abbastanza indietro. In questo caso siamo ancora in tempo, però le difficoltà che ho illustrato per la NPR in realtà valgono per tutte le piattaforme centrali, cioè purtroppo c'è stato diciamo così, una scarsa attenzione alla ricaduta locale che potevano avere queste infrastrutture, per cui diciamo, i finanziamenti sono stati destinati soltanto al centro e non al locale. Questa cosa comunque, da quello che so e mi risulta, verrà in qualche modo coperta tramite i fondi infrastrutturali, un po' perché sostanzialmente Pomello, le città grandi, ma anche le aree metropolitane hanno la possibilità diciamo, di poter giustificare le spese di adeguamento a queste infrastrutture centrali all'interno dei progetti che vengono presentati, un po' perché so che è intenzione dell'AGID, il dottor Samaritani ci ha comunicato, trovare dei fondi all'interno appunto del PON governance piuttosto che delle risorse infrastrutturali per poter supportare i comuni alla realizzazione insomma, del piano che viene definito il sistema informativo nazionale, quindi sostanzialmente di poter supportare gli enti ad adeguarsi. E il ruolo dei comuni quindi diciamo, è centrale in tutte queste cose, perché come ha ricordato il generale D'Angorra, il comune è la molecola più vicina al cittadino, è la cosiddetta casa del cittadino, nel senso che tra tutti gli enti pubblici è sicuramente quello che il cittadino con il quale il cittadino ha più interazioni nella vita quotidiana, insomma, penso alla mobilità, diciamo, per dirne uno, come servizio diciamo, fondamentale, ma non l'unico sostanzialmente. Per cui qual è diciamo, la sfida principale di quella che deve essere il comune, l'amministrazione in generale, è quella appunto di openness, questo termine inglese che significa? Significa che il comune deve mettere a disposizione tutti i propri dati di informazioni pubbliche in modo che esse siano fruibili, perché diciamo, non basta metterle a disposizione, ma devono anche essere rese disponibili in modo che possano essere utilizzate. Questo è sempre stato uno dei freni del processo di apertura dell'informazione pubblica, affinché appunto diciamo, ci sia un impulso per diciamo così, favorire l'economia del territorio, quindi per favorire insomma, lo sviluppo da parte di imprese e di applicativi che possano supportare insomma, così, i cittadini. Un'amministrazione diciamo, aperta è anche un'amministrazione che condivide i processi decisionali, quindi che fa partecipe delle proprie scelte la cittadinanza, che coinvolge diciamo, le intelligenze del territorio, la società civile, i cittadini nella definizione di servizi che sono più vicini alle esigenze locali. Dottoressa, no? Sì. Un paio di minuti. Sì, ho finito. Beh, comunque diciamo che presupposto di tutto questo ovviamente vado veloce, però diciamo tutto questo ancora diciamo, l'Italia sconta una serie di ritardi rispetto alla media europea, sia nell'utilizzo del digitale, ma sia anche nell'infrastrutturazione digitale, cioè nella diffusione della banda larga e della banda ultralarga maggiormente.
chiaro che se diciamo, noi immaginiamo tutti i servizi, dai più semplici a quelli anche più complessi, digitali, è ovvio che in assenza di banda o comunque con una banda che non è un'infrastrutturazione di banda che non sia adeguata, è impossibile diciamo, pensare che ci possa essere una larga diffusione, ovviamente. Diciamo, e sul nostro territorio soltanto da poco tempo si può dire che c'è stata un'azione da parte del governo per poter arrivare a coprire anche quelle diciamo, aree cosiddette a fallimento di mercato, aree bianche, che ovviamente diciamo, non erano appetibili per un numero anche di popolazione inferiore a quello che possono avere le città, e quindi per poter far accedere ai servizi digitali anche aree diciamo, montane o il cosiddetto digital divide, meno servite dalle tecnologie. Io mi posso anche tacere, sono andato un quattro di insieme, spero insomma sono a disposizione per qualsiasi domanda.